Gli accordi della progressione 2-5-1, stiamo vedendo il campo armonico di Do, sono Re minore settima, Sol settima e Do major 7. Fissa nella memoria questo concetto. Il quinto grado non è una nota guida nel jazz. Quindi togliamo il quinto grado per semplificare gli accordi. Sopra ti metto il link di un video dove spiego approfonditamente l'argomento. Vediamo questi accordi. Re minore settima, Sol settima, Do major 7. Re minore settima, Sol settima, Do major 7. Vediamo come sono formati questi accordi. Molto velocemente, aiutiamoci con gli schemi che ti metto sotto. Re minore settima. Vediamo come è formato questo accordo. Abbiamo sul quinto tasto, quinta corda, la nota Re, che è la tonica. Abbiamo sul terzo tasto, quarta corda, la nota Fa, che è il terzo grado minore, è una terza minore. E infine abbiamo sul quinto tasto, terza corda, la nota Do, che è il settimo grado minore. Come abbiamo detto, è un accordo semplificato, non c'è la quinta. Vediamo il Sol settima. Vediamo come è formato questo accordo. Abbiamo sul terzo tasto, sesta corda, la nota Sol, che è la tonica. Abbiamo sempre sul terzo tasto, ma quarta corda, la nota Fa, che è il settimo grado minore. E infine abbiamo sul quarto tasto, terza corda, la nota Si, che è una terza maggiore. Anche in questo caso abbiamo tolto la quinta. Questo è un accordo maggiore con una settima minore e quindi un accordo di settima di dominante, che andrà a risolvere ha una tensione intrinseca che lo porterà a risolvere sul Do major 7, che è qui. Vediamo come è formato questo accordo. Abbiamo la tonica sul terzo tasto, quinta corda, la nota Do, che è la tonica. Abbiamo sul secondo tasto, quarta corda, la nota Mi, che è la terza maggiore, e sul quinto tasto, terza corda, abbiamo la nota Si, che è la settima maggiore. Quindi rivediamolo. Re minore settima, Sol settima, Do major 7. E questo, diciamo, è il primo livello di difficoltà.